Il bosco torna a bruciare ad Oberdo del Lago sul vallone di Gorizia, 4.000 metri quadrati andati in fumo, lavoro incessante con idranti ed elicottero per bonificare la zona. Rapina al casinò di Ancarano, a meno di un chilometro dal confine di Lazzaretto, banditi in fuga a nottetempo, forse verso l'Italia, diramato l'identikit della coppia di uomini. Pietre lanciate sulle auto sulla grande viabilità triestina, la denuncia via social della vittima che si è vista infrangere il parabrezza mentre stava viaggiando. Torna l'accampamento di migranti in Piazza Libertà davanti alla stazione di Trieste, a terra in mezzo alle uole anche donne e bambini. Weekend evocato le idee degli inventori nei settori più disparati, torna in Piazza dell'Unità d'Italia a Trieste la Maker Fair. Un fighter sotto canestro per la pallacanestro Trieste alla scoperta del nuovo centro americano Jace Johnson. Devo segnare più gol, questo è l'obiettivo stagionale di Christopher Attis, esterno della Triestina, che ha esordito segnando un gol su rigore contro l'Arzignano. Buonasera e bentrovati in una nuova edizione del telegiornale Tele 4. Ancora una volta un bosco che brucia in Friuli Venezia Giulia. 4.000 metri quadrati di bosco sono andati letteralmente in fumo a seguito dell'incendio divampato attorno alle 12.30 ad Oberdo del Lago sul vallone di Gorizia. Per noi c'era Marco Stabile. Il bosco torna a bruciare ad Oberdo del Lago sul vallone di Gorizia, portando inevitabilmente la mente alla serie di incendi che devastarono il Carso Isontino, Triestino e Sloveno nell'estate di 2 anni fa. Questa volta il rogo si è sprigionato dalla strada, la via Trinco che da Oberdo conduce a Amiano. Forse a causa del classico mozzicone di sigaretta lanciato dal finestrino dell'auto che in caso di tempo caldo, secco e ventoso può provocare tutto questo. Sul posto, poco prima delle 13, vigili del fuoco di Gorizia e Monfalcone, seguiti a ruota da squadre in arrivo da Trieste e dall'elicottero della Protezione Civile. A terra anche la forestale e i pompieri volontari, oltre ai carabinieri che hanno bloccato gli accessi alla strada interessata dall'incendio. Spara, massima, spara! Le fiamme sono state domate con gli idranti in circa un'ora, ma l'azione dell'elicottero che ha riversato centinaia di ettolitri d'acqua sul fronte andato in fumo in tutto circa 4.000 metri quadrati di area boscata è perdurata per tutto il pomeriggio. Altrettanto hanno fatto i pompieri per evitare riacutizzarsi di eventuali focolai. L'incognita sulla definitiva bonifica infatti è legata al vento di bora che soffia dalla notte scorsa e dovrebbe perdurare anche per la giornata di domani. Ecco perché l'allerta su tutto il Carso rimane massima. Rapinato il casinò di Ancarano, i banditi sono entrati in azione la notte scorsa, hanno fatto perdere le loro tracce dopo il colpo. La struttura, ospitata dall'hotel Villa Andor, dista di meno di un chilometro dal confine di Lazzaretto a Muggia. Il locale è frequentatissimo dalla clientela triestina e la questura di Capodistria ha anche diramato l'identikit dei rapinatori che, non è escluso, possono aver trovato rifugio in Italia. Il punto della situazione nel servizio. Rapina la notte scorsa al casinò di Ancarano, Villa Andor, che fornisce anche servizio di hotel, a meno di un chilometro di distanza dal confine italiano di Lazzaretto. Cosa è successo? La polizia di Capodistria è stata allertata attorno alle 3 di notte perché una coppia di malviventi, due rapinatori, sono entrati all'interno del casinò con i clienti alle slot machine e hanno minacciato i dipendenti, hanno portato via denari e alcuni gioielli. L'ammanco esatto ancora non è stato accertato. La polizia di Capodistria insieme con le autorità italiane ha disposto subito dei posti di blocco sia in Slovenia che in Italia, ma al momento i due rapinatori non sono stati ancora rintracciati. Le indagini sono in corso, vedete alle mie spalle anche i camioncini della polizia scientifica della questura di Capodistria. Questura di Capodistria che tra l'altro questa mattina ha diramato l'identikit dei due rapinatori, due uomini.
uomini, il primo aveva circa 30 anni, corporatura magra, altezza 1,80 m, 1,85 m, indossava una felpa bianca con cappuccio con scritta rossa sul davanti e jeans più scuri, aveva addosso una mascherina chirurgica di quelle che abbiamo usato un po' tutti durante il Covid per occultare il viso e delle scarpe nere. Il secondo delinquente indossava una felpa blu con cappuccio legato strettamente sul viso, aveva una sfumatura di rosso sulla spalla sinistra del maglione e di bianco sul lato destro, indossava invece jeans corti che arrivavano alle ginocchia, strappati davanti nella zona della coscia, anche lui scarpe nere. Questo è l'identikit dei due rapinatori che hanno ovviamente seminato il panico tra clienti e dipendenti questa notte al casinò di Ancarano, che appunto sì è in Slovenia ma a meno di 1 chilometro di distanza dall'Italia, dalla costiera di Muggia, dalla zona di Lazzaretto e di Boa, dove forse i due rapinatori potrebbero aver trovato rifugio. Una via di fuga è verso l'Italia, l'altra via di fuga della via di Adriatica, diciamo così potremmo definirla, è verso l'interno della Slovenia. Le indagini della questura di Capodistria proseguono. Incidente proprio a Capodistria tra auto e moto nel pomeriggio di ieri, ferito un centauro triestino. È intervenuta la polizia slovena che ha accertato che il motociclista, un 63enne, stava sorpassando una colonna che si muoveva lentamente lungo la linea continua. Il conducente di un'auto privata di 41 anni si è messo sulla strada e lo ha costretto a dare la precedenza quando si immetteva sulla strada principale. In quel momento sarebbe avvenuto lo scontro, dopo il quale il motociclista è caduto sulla carreggiata e si è scontrato con l'auto che era regolarmente guidata da un cittadino italiano di 40 anni. L'automobilista che ha causato l'incidente, un uomo del posto, è stato denunciato penalmente a causa delle violazioni del codice della strada. La polizia ha anche messo un ordine di pagamento nei confronti del motociclista ferito, nel frattempo condotto d'urgenza all'ospedale. Sassi lanciati dal cavalcavia della ciclopedonale ad altura che colpiscono la superstrada sottostante. L'allarme lanciato da una donna attraverso un appello social dopo la disavventura di ieri mattina. L'auto della malcapitata è stata centrata da una pietra mentre percorreva il tratto stradale da Cattinara verso Dolina Muggia. Vediamo. Il grosso sasso è piombato sul parabrezza mentre la vittima dell'episodio stava percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Muggia. Poteva essere una tragedia, ma per fortuna nessuno si è fatto male. Il fatto inquietante è che almeno altri due automobilisti avrebbero schivato un'altra pietra lanciata sulla carreggiata. È quanto ha raccontato una donna, Anna, attraverso i social network in merito a quanto accaduto le ieri mattina. Intorno alle 10:15, percorrendo la superstrada da Cattinara in direzione Dolina Muggia, sono stata centrata da un grosso sasso, forse cubetto di porfido, che mi ha rotto il parabrezza, si legge nel messaggio della donna, che poi informa come la pietra sarebbe stata lanciata dalla zona boschiva a ridosso delle prime case di altura, forse dalla ciclabile altezza scuola. Il sasso avrebbe attraversato la carreggiata con una traiettoria ad arco e raggiunto la corsia di marcia sulla quale Anna stava viaggiando. Poi la pietra ha colpito il parabrezza in basso a sinistra con una forza tale che l'impatto è sembrato una bomba, informa la stessa vittima dell'episodio, aggiungendo che se fosse stato colpito un motociclista sarebbe potuta andare molto peggio. Ma c'è di più, l'automobilista racconta di aver visto due auto davanti a lei frenare bruscamente evitando una pietra per un soffio prima che il secondo sasso lanciato colpisse l'automobile di Anna. Secondo quanto appreso da Tele4, alcune persone proprio in questi giorni avrebbero notato dei soggetti aggirarsi con fare sospetto sul cavalcavia della ciclopedonale che da San Giacomo conduce fino a Draga Sant'Elia. C'è dunque qualcuno che si diverta a compiere gesti così pericolosi e potenzialmente letali? Del grave e inquietante episodio sono state informate sia la polizia stradale che la locale. E sul posto appunto c'era la stradale che sta indagando, tra le ipotesi anche quella che possa essere la caduta accidentale di grossi sassi dettata anche dalla forza del vento. Sulla carreggiata è stato trovato del terriccio che potrebbe essere compatibile a questo, ma rimane viva anche l'ipotesi che sia stato invece un gesto deliberato, il lancio di sassi da parte di qualcuno. Naturalmente maggiori informazioni su questo fatto nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. Torno all'accampamento di migranti in Piazza della Libertà davanti alla stazione di Trieste, a terra in mezzo alle uole anche donne con bambini. Vediamo.
Migranti stesi a terra ad aspettare un trasferimento o l'assegnazione di un alloggio, intere famiglie all'addiaccio con donne e bambini e tante immondizie ovunque. Piazza della Libertà è tornata quella di prima, un biglietto da visita per chi arriva a Trieste con il treno. Il primo spettacolo è il degrado. Che si tratti di persone di passaggio che si ritrovano proprio davanti alla stazione o che queste scelgano quel luogo perché non hanno altro posto dove andare, un dato è certo. Sono più di 50 i migranti senza dimora che dormono all'aperto, un numero in realtà inferiore rispetto a due settimane fa. Diversi giorni or sono è stato eseguito un trasferimento di alcune decine di persone verso altre regioni d'Italia. Subito dopo, però, sono arrivati altri stranieri a Trieste. La situazione è di non facile gestione. Il campo scout di Prosecco non opera a pieno regime, i lavori di adeguamento della struttura non sono ancora stati eseguiti e la chiusura del silos ha più che altro spostato il problema. Peraltro, dentro la fatiscente struttura, prossima alla vendita, sono tornati i migranti, nonostante le reti di ferro alzate per sbarrare ogni ingresso. Non è un segreto, poi, la presenza di persone all'interno dei vecchi magazzini del Porto Vecchio. Lo stazionamento di Senzatetto nella piazza davanti alla stazione per i triestini ormai è una visione abituale. I turisti invece si pongono delle domande chiedendosi chi siano queste persone e perché si trovino lì. Intanto Piazza della Libertà continua a essere osservata speciale di polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e militari dell'esercito a causa dei tanti episodi di cronaca che narrano fatti violenti proprio fra cittadini stranieri. Ogni giorno ci sono passaggi ai presidi delle forze dell'ordine. Ogni mattina la piazza viene ripulita. Una pulizia che viene fatta ovunque in città, ma qui il lavoro degli operatori ecologici è un po' più impegnativo che altrove. Ancora violenza a Muggia, che alla memoria riporta un po' quello che succedeva nella stazione delle corriere dei bus, perché praticamente un ragazzino di 13 anni ha aggredito una conducente della linea 20 della Trieste Trasporti afferrandola per il collo davanti alla propria madre, alla madre del ragazzino stesso. Sono intervenuti i carabinieri per sedare gli animi e per controllare e identificare ovviamente le persone coinvolte in questo grave episodio di violenza che purtroppo si ripete. Queste immagini che vedevamo invece riportavano alla memoria quanto succedeva fino a poche settimane fa proprio alla stazione dei bus della cittadina rivierasca. Tanti turisti a Trieste, Park San Giusto perennemente al completo e in tanti stranieri e non che girano in centro in cerca di un posteggio. Di questo abbiamo parlato questa mattina con il sindaco Roberto Di Piazza, che però non fa drammi guardando la futura creazione di nuovi spazi a Trieste. Vediamo il servizio di Bernardo Gulotta. Sono passati già diversi giorni da quando è diventata operativa la dismissione dei posti auto in Molo Quarto, scelta che aveva fatto scattare l'opposizione del centro-sinistra triestino, il quale aveva lamentato la gestione superficiale da parte della giunta di questa decisione. Perché nessuno ha pensato delle soluzioni alternative prima di chiudere 480 parcheggi in Molo Quarto. E se da un lato lo spazio da liberare era necessario per il cantiere di Porto Vivo, dall'altro la fame di parcheggi a Trieste rimane molto importante, ma il sindaco Roberto Di Piazza non fa drammi e anzi afferma che tutto lo sforzo fatto fino ad oggi per portare questi numeri legati al turismo nel capoluogo non si possono vanificare con polemiche simili, rivendicando inoltre che i posteggi a oggi esistenti sono sorti sotto le sue amministrazioni. Ho fatto una foto a Porto Cervo. Vicolo delle chiacchiere, no? Allora io chiedo rispetto perché si lavora. Dopo può essere d'accordo uno è milanista, uno juventino, uno interista, dico per l'amor di Dio, io rispetto tutti, però in questi anni 5 parcheggi, sapete chi li abbiamo fatti noi quei 5 parcheggi? Dopo naturalmente servono ancora, ovvio, però abbiamo navi da crociera, abbiamo la città che esplode, guardate la città è piena di gente, non volevamo questo. Quando sono arrivato qua, no, il Caffè degli Specchi fa lì perché non c'era nessuno, adesso per entrare al Caffè degli Specchi sono 50 persone in fila. Questo era quello che volevo e quello che ho raggiunto. Di Piazza inoltre tira dritto su almeno due assi, quello del mercato ortofrutticolo di Campo Marzio, dove nelle intenzioni saranno ricavati posti per le auto, e il retro del silos, ormai prossimo alla vendita, dove aggiungere ulteriori stalli. Se per quest'ultimo la situazione sembra sbrogliarsi a breve, per il mercato invece i tempi sono e restano incerti. Mercato ortofrutticolo naturalmente sarà il parcheggio per chi arriva dal Molo Settimo in qua, e dopo il silos ormai stanno vendendo, mancano ore, hanno già firmato, manca solo la firma dal notaio. A quel punto mi presento dalla nuova proprietà del silos e gli diciamo intanto che presentate i progetti, dateci quell'area dietro, sono quasi 1000 posti in macchina, un po' di ghiaia per terra, andiamo avanti, dai.
Altro che gesto provocatorio, la proposta di Di Piazza di far girare vuoto lo storico tram di Opicina è una presa in giro nei confronti dei turisti e soprattutto dei cittadini di Trieste che da 8 anni attendono torni a funzionare. Così Giovanni Barbo, consigliere comunale del Partito Democratico, a commento delle dichiarazioni rilasciate dal sindaco Di Piazza, secondo cui per provocazione farebbe circolare lo storico tram vuoto. Se oggi siamo punto e a capo, la colpa è di una politica arrogante che prima se l'è presa con l'organo di controllo, poi ha scaricato tutto sull'allora dirigenza di Trieste Trasporti, anziché fare anni fa l'unica cosa che aveva senso e che abbiamo più volte sollecitato, avvalersi per la realizzazione dei lavori necessari al ripristino del funzionamento del tram della delegazione amministrativa di Trieste Trasporti o TPL-FVG, che in base alla disciplina speciale prevista per i trasporti dalla norma sugli appalti avrebbe consentito una gestione dei lavori mirata, più sicura e garantistica. Il risultato di questi fattori è il fallimento che è sotto gli occhi di tutti. Si conclude così il comunicato di Barbo del Partito Democratico. Il punto sulle imminenti scadenze fiscali lo abbiamo fatto questa mattina in diretta insieme a Gianluca Maresca, referente del CAF CISL di Trieste. Sentiamo. Scadenze fiscali, le scadenze fiscali più importanti, di cosa si devono ricordare le persone, soprattutto ora che magari rientrano dal periodo rilassante delle ferie? Allora, la scadenza più importante, ovviamente noi siamo ovviamente questo qua, il rush finale per la compilazione del modello 730, cioè la cosiddetta dichiarazione dei redditi, che ha come scadenza, come ormai da qualche anno, diciamo dall'anno del Covid in poi, al 30 di settembre. Quindi fino al 30 di settembre, diciamo, tutte le persone che hanno l'obbligo, la convenienza nella compilazione del modello 730 hanno il tempo il 30 di settembre per compilare appunto il modello. Oltre, nel caso in cui ovviamente non è soltanto c'è la scadenza del 30 di settembre appunto del modello 730, in contemporanea comunque abbiamo già iniziato ormai da giugno, come sempre ogni anno, anche la compilazione del modello redditi, che vabbè, è un particolare modello simile al modello 730, ovviamente che è più rivolto a una categoria di persone come ad esempio i residenti all'estero, che ai quali viene data la possibilità di fare la dichiarazione dei redditi anche se sono residenti all'estero, solo che non possono, diciamo, compilare il modello 730 ma compilano il modello redditi. Per il modello redditi invece, che appunto è una dichiarazione fiscale simile al 730 ma non uguale, diciamo che la scadenza invece è il 31 di ottobre per la dichiarazione ordinaria. Ovviamente se una persona si dimenticherà di compilare il modello 730 fino al 30 di settembre, ovviamente c'è anche tempo sempre appunto o per fare lo stesso modello redditi, ovviamente cambiano un pochettino le cose perché sono due modelli differenti, però c'è sempre tempo non andare, diciamo, nella dichiarazione omessa e quindi praticamente c'è tempo sempre il 31 ottobre per almeno presentare una dichiarazione ordinaria dei redditi in generale, che sia modello 730 o modello redditi. Ci fermiamo per una pubblicità ma torniamo fra poco con altre notizie e servizi, state con noi. Questo fine settimana in Piazza Unità a Trieste torna la Maker Faire, la fiera dell'ingegno, con l'esposizione di numerose curiosità, stand dove è possibile giocare, sperimentare, assistere a piccole lezioni a tema scientifico. Vediamo. Sabato 31 agosto e domenica 1 settembre Piazza Unità sarà il palcoscenico della Maker Faire, la fiera dell'ingegno che torna ad allietare il pubblico con le creazioni le più divertenti, disparate, curiose e anche misteriose. Alle mie spalle l'allestimento in corso in quelle che sono le casette, saranno deputate proprio a titolo di stand per esporre tutte le creazioni. Negli anni alle varie edizioni della Maker Faire si è visto di tutto, da un R2D2 che si aggirava in Piazza Unità a varie console, anche retro, che attiravano ragazzi di tutte le età, da esperimenti per capire i principi della fisica alle stampanti 3D. E anche quest'anno non sarà da meno, l'edizione numero 11 della Maker Faire, organizzata dall'ICTP, dal Comune di Trieste e dalla Regione Friuli Venezia Giulia. Io ci tengo molto, sai, a far parlare dell'area di ricerca per una cosa importante, ma spesso non siamo stati capaci di vendere queste cose meravigliose che abbiamo in questa città. Ad
adesso ce l'abbiamo fatta e questa è una delle manifestazioni. E poi sai, spero sempre nel terzo millennio che inventino qualcosa, manca una grande invenzione del terzo millennio. Gli espositori di questa edizione provengono per lo più dalle 4 province regionali, ma anche dal Veneto e dalle vicine repubbliche di Slovenia e Croazia, oltre a un maker che viene dalla Germania. Nel contesto saranno presi a riferimento processi di automazione, creazioni a tema musicale, riproduzioni di personaggi o elementi cult della filmografia internazionale, laboratori per più piccoli, semplici esperimenti, incontri a tema, spettacoli e anche lezioni pratiche per Padawan sull'uso della spada laser e della forza. Quest'ultima davvero molto utile qualora qualcuno riuscisse a padroneggiarla. L'occasione di quest'anno include anche una data importante per l'ICTP che compie 60 anni, un modo questo per riportare in piazza il lavoro dei ricercatori a beneficio della curiosità della collettività. Avremo invenzioni, avremo spettacoli, avremo laboratori e workshop per i bambini ma anche per gli adulti, avremo degli spettacoli dal palco con delle performance molto molto belle ma soprattutto ispirevoli, che ci devono ispirare sia i più giovani ma anche noi tutti a essere creativi, a essere maker. Cosa vuol dire? Non limitarsi alle parole, alle belle idee, ma metterle in pratica. Avere questa cultura del fare, del riuscire a spezzare tutte le ostacoli, tutte le difficoltà e portare un contributo al mondo, all'umanità, che può essere una cosa divertente o una cosa utile e seria, ma comunque portare il proprio contributo, perché tanti piccoli contributi assieme significano il futuro, significano la nostra vita fra 10, 20, 50, 100 anni. Siamo alla pagina dello sport, scopriamo il nuovo centro americano della pallacanestro Trieste, si chiama Jace Johnson, vediamo. Jace Johnson, nuovo centro della pallacanestro Trieste, prima esperienza europea di livello perché ha giocato in Romania, ma è la prima volta che si confronta con un campionato come la Serie A. Gli chiedo insomma le sue prime impressioni. La mia prima impressione è che l'ospitalità è eccezionale, mi piace la città e l'organizzazione, hanno portato qui dei grandi giocatori e tutti sono già pronti, sono rimasto sorpreso dal vedere che qui sono tutti già in forma, questo fa capire quanto questa squadra creda e ci tenga la pallacanestro e sono molto eccitato per la stagione. Quali sono le tue aspettative per questo campionato in una Serie 1 in cui ci sono tante squadre di livello, Milano, Virtus e tante altre? Expectations are we go out there, we compete at the greatest level we can. Obviously we want to win. Le aspettative sono di competere al più alto livello possibile, ovviamente l'obiettivo è vincere tutte le partite, l'obiettivo non può che essere che vincere il campionato, giocheremo duro, veloce e fisico. Gli chiedo anche di descriversi un po' come giocatore, sappiamo che è un fighter, uno che insomma mette il fisico a rimbalzo, va in schiacciata. I'm a fighter, rebounding. Sì, sono un combattente che ama andare a rimbalzo, rompere l'azione avversaria, finire a canestro o scaricare fuori per i compagni. Sono molto aggressivo, questo è il mio tipo di gioco. Gli chiedo anche quelli che sono, secondo lui, le cose fondamentali per diventare gruppo, per diventare squadra in queste settimane di avvicinamento al campionato. La prima cosa è trovare la condizione migliore, fare in modo che il nostro corpo sia pronto per giocare partite molto lunghe e finire al meglio queste partite, con forza. Quindi essere pronti alle tempeste che ci aspetteranno sul campo, essere pronti a giocare al massimo 4 quarti di gioco. Allora, chiudiamo anche con un aneddoto. Mi ha detto che prima insomma, è andato anche al supermercato, è andato alla PAM a fare la spesa perché si cucina tutto da solo. I love to cook. Sì, amo cucinare, la cosa che mi mantiene bene, quindi cerco di trovare al supermercato cose che conosco, che trovo anche a casa o altre nuove da conoscere ed apprezzare. Ieri ho comprato un ottimo parmigiano e mi sono fatto una buona pasta con il ragù. Siamo anche sulla Triestina, essere più incisivo e segnare di più, questo è l'obiettivo stagionale di Christopher Attis, esterno della Triestina che ha esordito segnando un gol su rigore contro l'Arzignano. Le sue parole. Io, come ho detto prima, io devo fare i gol, devo essere più concreto e fare sempre provare a dare il meglio di me e segnare, basta. E questo l'obiettivo stagionale dichiarato di Christopher Attis, diverse sgroppate offensive sulla fascia all'esordio, il colpo di testa che ha propiziato il primo gol di Correia e poi il perfetto rigore che ha reso rotondo il risultato contro l'Arzignano a Rocco. Giocatore di talento e qualità, già oggetto del desiderio dell'Unione lo scorso gennaio, su cui la società ha puntato molto, tanto da offrirgli un contratto triennale. Il 23enne ex Trento, francese, naturalizzato haitiano, promette di mettercela davvero tutta per una stagione di successo
successo dopo le esperienze anche con l'Imolese e la Feralpi Salò in Serie B. Io mi piace avere la palla, occupare i spazi, tutto, segnare, dribblare, però io sono uno che sto largo per puntare l'uomo, quindi sono le mie caratteristiche, quindi le metto a disposizione della squadra. Quanto alla decisione su chi voleva o doveva tirare il calcio di rigore, Attis non lascia spazio a dubbi. No, volevo calciare io. ho bisogno di fare gol. Bene, questo è tutto dal telegiornale di Tele4 di questa sera. Il prossimo appuntamento con le notizie già domani mattina alle 7 con Sveglia Trieste, ma anche con i collegamenti esterni con la troupe di Tele4. Tra l'altro anticipo già che domani mattina subito saremo a Muggia. Rimanete con noi però, perché dopo il break pubblicitario il Post TG è dedicato alla Pallacanestro Trieste con lo speciale realizzato da Marco Stabile. Abbiamo visitato, come avete visto, anche dalle interviste, il roster al completo che affronta la Serie A1, quindi interviste ai giocatori, immagini dell'allenamento, ma non solo, un ricco Post TG all'insegna della pallacanestro. Buona visione, buon proseguimento con la vostra serata. Michael Arcieri, general manager della Pallacanestro Trieste, che ha costruito questo gruppo molto interessante, tanto talento, tante soluzioni diverse, si può giocare con i piccoli, con i lunghi, ma soprattutto ha detto coach Christian, giocheremo veloce. Sì, quello è una cosa che sai, vogliamo fare quando possiamo, sempre cominciando sempre con la difesa, rimbalzi, ma vogliamo essere in attack mode, attaccare sempre. Allora sì, penso che abbiamo sì, giocatori che possono fare tante cose, un po' di multi-positional players con IQ alti, che playmakers con la palla, abbiamo un po' di taglia anche, allora però siamo all'inizio e dobbiamo lavorare, però siamo ottimisti con i giocatori anche come persone, con Jeff Brooks, Colby Ross, Markel, Ruzier, Candusi, tutti i bossi. Allora è una cosa importante che il gruppo è forte anche come persone per avere un chance alla fine. Ecco, c'è anche un gruppo diciamo molto diversificato a livello diciamo così, di conoscenza del campionato italiano. Colby Ross, dicevi, Merkel Brown, che hanno giocato assieme a te, Jeff Brooks stesso, e poi dei giocatori magari che non abbiamo ancora visto, ma che da questo allenamento si vede sono molto interessanti. Johnson sotto canestro, Yutov. Sì, no, i stranieri, perché ho vissuto con 8 di 12, allora Colby, Markel, Justin, allora chi sono i nuovi? Sono Denzel, Jared, Jace e Jeff Brooks. Tutti noi capiamo, sappiamo Jeff Brooks come persona giocatore. Io nella mia vita, nel passato, ho fatto un scouting su Jace, Justin, Denzel. Allora come giocatore capiamo abbastanza bene cosa fanno in campo. Sicuramente Denzel ha fatto un pochino di esperienza l'anno scorso con Milano, però sicuramente sarà un processo, un po' process di abituarsi per Jared e Jace, che non hanno giocato in Italia prima, però giocatori con intelligenza e impegno, mi sembra che non sarà un problema per capire il gioco italiano, l'ambiente, i tifosi, la città. Allora per quello non siamo preoccupati, infatti l'opposto, siamo un po', sarà interessante guardare la crescita per loro anche. Sarà tra l'altro una pre-season interessante, perché sarà una sorta di mini campionato, perché si giocherà tanto anche fuori casa, addirittura all'estero, quindi sarà un modo in più anche per costruire il gruppo. Sì, infatti abbiamo pensato che vogliamo giocare contro le squadre più forti che possiamo trovare, allora le squadre qui in Italia, ma anche andando in Spagna per esempio contro una squadra così, vogliamo capire
anche all'inizio dove siamo, come il confronto fra noi, le squadre di alto livello, allora sai, per il campionato è importantissimo per una crescita ogni giorno, per anche abituarsi come compagni di squadra, allora sì, sarà interessante e va velocemente. Milano sarà qui il 29 settembre, sembra lontano ma invece è solo 5 settimane, allora c'è tanto lavoro da fare in un tempo abbastanza stretto. Con coach Cristian al primo allenamento aperto alla stampa abbiamo visto tanto talento, tanta qualità a disposizione del coach. Well, first of all, we're fortunate to have... Innanzitutto volevo dire che siamo fortunati ad avere una stampa appassionata che segue la squadra e quanto ai ragazzi, beh, abbiamo un grande talento, un percorso da fare assieme per mettere assieme tutti questi giocatori. Ma abbiamo tante possibilità di giocare in maniera diversa. Come giocherà questa squadra? Giocheremo veloce, questo di sicuro. Abbiamo una squadra capace di segnare nei primi 7-10 secondi di ogni azione, quindi terremo alto il ritmo e cercheremo di settarci con quintetti diversi a seconda di quello più utile, vincere la singola partita. La versatilità sarà sicuramente un'arma molto importante. Poi c'è l'aspetto ovviamente di una Serie A 1, per la prima volta l'affronta anche il coach stesso, quindi le chiediamo le sue impressioni rispetto a questo campionato. Milano è una squadra incredibile con un'organizzazione importante alle spalle, ma credo che anche qui stiamo costruendo un'ottima organizzazione. È molto eccitante l'idea di confrontarci al massimo livello. Abbiamo messo assieme un gruppo di talenti che vogliono competere. In A1 ovviamente sarà una competizione più difficile con squadre e coach di massimo livello. Non so se sono il primo coach esordiente in due leghe in due anni successivi, ma accetto la sfida e conto sui grandi giocatori che abbiamo e faremo il massimo. Ecco, tra l'altro abbiamo visto durante l'allenamento diciamo delle impostazioni di transizione offensiva che fanno vedere un po' qual è la filosofia della squadra. Io credo nel dare ai nostri giocatori l'autonomia per fare le proprie giocate e credo che l'autonomia è ciò che un gruppo di talento come questo ha bisogno. Abbiamo una squadra dall'alto livello di intelligenza cestistica, quindi bisogna dare loro la possibilità di esprimersi con le spaziature, con il giusto modo di mettersi in campo. Abbiamo tanta versatilità sia dentro che fuori dall'area, tante qualità, una su tutte però credo sia quella di passarsi la palla, il passaggio credo che possa diventare un'arma in più per noi, sarà importante un sistema in cui esprimere questo. Bene, gli chiedo anche un messaggio ai tifosi e alla città che ha grandi aspettative e che sta rispondendo bene anche alla campagna abbonamento. È importante che i tifosi continuino a supportarci, i giocatori sono entusiasti di giocare qui, non so se i tifosi si rendano conto quanto sia importante la loro presenza, l'ambiente per far firmare i giocatori a Trieste, è un bellissimo ecosistema in cui giocare a basket, un ambiente ideale con gente attorno che ti supporta sempre e che ne sa davvero di pallacanestro. Qui a Trieste abbiamo tutto questo, dobbiamo ora acquisire un po' di mentalità da underdog, da matricola che vuole fare di tutto per lottare al top di questa Lega della 1 e spero che anche la gente ci supporti in questo, che stia assieme a noi in questo processo di crescita. Saremo in modalità d'attacco ogni partita per 40 minuti e spero che i tifosi siano con noi. Con Merkel Brown, la nuova guardia della pallacanestro Trieste, uomo d'esperienza per il campionato italiano, trascorsi a Varese proprio con il GM Arcieri, a Napoli, esperienze importanti nell'NBA, quindi gli chiedo una sua opinione sulla squadra che ha trovato. Oh man, I mean, from my experience, I find this team, I think Mike did a great job of putting Secondo la mia esperienza Mike Arcieri ha fatto un grande lavoro mettendo insieme un'ottima squadra. Ci sono tante facce familiari per me, con Ross Reyes abbiamo giocato a Varese, ma anche con Jace Johnson abbiamo giocato insieme in Summer League. Mike ha fatto un gran lavoro, oggi è stato il primo allenamento con la squadra al completo, con tutti i giocatori e vedo grande entusiasmo, siamo uniti e pronti a competere e quindi sono curioso di vedere cosa succederà in futuro con questa squadra. What happens in the future with this team? Gli chiedo cosa può portare secondo lui con la sua esperienza a questa squadra. Ah, just bring in you know, camaraderie. I look at myself as a glue guy.
Someone who can, you know, pick up the pieces. Vedi, io mi sento un giocatore collante, uno che mette assieme i pezzi della squadra e fa quello che serve al gruppo. Porterò la mia esperienza al tiro, in difesa e nel tenere la squadra assieme. Molto importante sarà la chimica che creeremo non solo sul campo ma anche fuori dalla palestra. Ecco, questa è una squadra che, come ha detto lo stesso coach, amerà giocare veloce, ma soprattutto una squadra con molte possibilità diverse. Si può giocare con i piccoli, si può giocare con un quintetto più grande. Yes sir, coach, he liked to get up and down the court quick. È vero, la priorità del coach è il gioco veloce e credo sia stata costruita una formazione ottima per fare questo. Ora è importante chiarire sul campo cosa vogliamo fare in attacco e in difesa in questa stagione e sono speranzoso per la costruzione di un attacco in velocità, ma non solo, bisognerà stare attenti alla palla a non perderla troppo spesso. Comunque abbiamo tanti giocatori forti e tanti tiratori che ci aiuteranno a vincere nel corso della stagione. Capitano Dovico De Angelis, pronti per una nuova stagione? C'è tanto entusiasmo dopo la promozione e tante facce nuove. Senz'altro, è la felicità di vedere, di conoscere i nuovi arrivati, ma di ritrovare soprattutto con chi i ragazzi con cui abbiamo condiviso un traguardo incredibile è moltissima. E quindi i primi giorni sono carichi di entusiasmo, come hai detto tu, e ottimi propositi, ci portiamo dietro quello che abbiamo vissuto solo pochi mesi fa e siamo tutti felici di iniziare. Mi dicevi la cosa importante in questa fase per il gruppo storico, diciamo così, portare dentro la squadra, il gruppo, gli schemi, i nuovi arrivi. Senz'altro, è importantissimo far capire a chi è arrivato dove è arrivato, non solo dal punto di vista della pallacanestro, perché sono tutti ottimi giocatori e capiscono le cose da soli, ma dal punto di vista della città, farli sentire benvenuti, farli sentire a casa il prima possibile, perché penso che questa sia stata una delle nostre grandi forze la passata stagione, eravamo veramente come una famiglia e quindi il provare a replicare questo tipo di sensazione, questo tipo di emozione con nuovi arrivati fino al primo giorno è sicuramente di enorme importanza. Sarà anche, devo dire, una pre-season particolare perché giocherete tanto anche in trasferta, anche fuori dall'Italia, quindi sarà quasi un test precampionato anche per, diciamo, situazioni diverse, atmosfere diverse. Sicuramente, diciamo che bene o male noi quello che ci aspetta a casa lo sappiamo e penso che quest'anno, addirittura forse più dell'anno scorso, cominceremo con un tifo veramente incredibile, forse il migliore in Italia per quello che mi riguarda. E quindi il fatto di giocare in trasferta, di giocare come hai detto tu anche fuori dall'Italia, è una cosa che può solo farci bene, perché poi una volta che torneremo a casa sarà una bolgia, sarà tutto per noi. Jace Johnson, nuovo centro della Pallacanestro Trieste, prima esperienza europea di livello perché ha giocato in Romania, ma è la prima volta che si confronta con un campionato come la Serie A. Gli chiedo, insomma, le sue prime impressioni. La mia prima impressione è che l'ospitalità è eccezionale, mi piace la città e l'organizzazione. Hanno portato qui dei grandi giocatori e tutti sono già pronti. Sono rimasto sorpreso dal vedere che qui sono tutti già in forma. Questo fa capire quanto questa squadra creda e ci tenga la pallacanestro e sono molto eccitato per la stagione. Quali sono le tue aspettative per questo campionato in una Serie 1 in cui ci sono tante squadre di livello, Milano, Virtus e tante altre? Expectations are we go out there, we compete at the greatest level we can. Obviously we want to win. Le aspettative sono di competere al più alto livello possibile, ovviamente l'obiettivo è vincere tutte le partite, l'obiettivo non può che essere che vincere il campionato, giocheremo duro, veloce e fisico. Gli chiedo anche di descriversi un po' come giocatore, sappiamo che è un fighter, uno che insomma mette il fisico a rimbalzo, va in schiacciata. I'm a fighter, you know, rebounding. Sì, sono un combattente che ama andare a rimbalzo, rompere l'azione avversaria, finire a canestro, scaricare fuori per i compagni. Sono molto aggressivo, questo è il mio tipo di gioco. Gli chiedo anche quelli che sono, secondo lui, le cose fondamentali per diventare gruppo, per diventare squadra in queste settimane di avvicinamento al campionato. La prima cosa è trovare la condizione migliore, fare in modo che il nostro corpo sia pronto per giocare partite molto lunghe e finire al meglio queste partite con forza, quindi essere pronti alle tempeste che ci aspetteranno sul campo, essere pronti a giocare al massimo 4 quarti di gioco. Allora, chiudiamo anche con un aneddoto. Mi ha detto che prima, insomma, è andato anche al supermercato, è andato alla PAM a fare la spesa perché si cucina tutto da solo. Yeah, I love to cook.
Sì, amo cucinare, la cosa che mi mantiene bene, quindi cerco di trovare al supermercato cose che conosco, che trovo anche a casa, o altre nuove da conoscere ed apprezzare. Ieri ho comprato un ottimo parmigiano e mi sono fatto una buona pasta con il ragù. Thank you, thanks a lot.